Aggiorni il diario, eh? Peccato che non basti per risolvere la tua situazione. Per adesso. Ah, vedo che il locale l'abbiamo sistemato in fretta però, eh. Possiamo farci fare un massaggio da Kawakami anche stasera? Beh, approfittiamone allora. Pensa che bello se ci fosse un dialogo unico adesso. Se ci fosse stato un dialogo unico della serie: cavolo, avete dato fastidio a Shido-san. Incredibili. Sarebbe stata una cosa carina. Peccato che non l'hanno sfruttata una roba del genere. E EY non è ancora disponibile. Porca troia, EY. E nonostante sia stata una giornata impegnativa, andrò in palestra a rilassare un po' i muscoli. 9 HP e 7 SP. E il frullato ci dà 3 HP e 2 SP. Incredibile. Abbiamo sconfitto Shido. Ci siamo allenati. Sono contento. Ehi, Igor. Dimmi. È da un po' che non ci vediamo. Ho riconsiderato il mio parere su di te, prigioniero, dopo che abbiamo combattuto. Lo sguardo del tuo viso è quello di un uomo che ha compiuto un'impresa straordinaria. Pensare che avresti usato contro di loro la trappola indirizzata a te. Non ho mai assistito a un riscatto tanto teatrale. Davvero prodigioso. Queste sono le uniche parole che posso spendere per descriverti. Devo molto a voi. Dovremmo ringraziarti per averci intrattenuto in questo modo. Sei anche riuscito a superare una misteriosa disgrazia. Non dovrebbe esserci più nessuno a ostacolare la tua riabilitazione. La tua riabilitazione verrà completata a breve, sempre che tutto proceda senza alcun intoppo. E niente premio questo giro? Oh, sono triste, Igor. Il riassunto della storia è stato aggiornato. Ti ringrazio. Oh, di nuovo il sogno di Morgana. Miau! Sono cattivo! Cavolo, quante volte ho fatto questo sogno? O magari non è affatto un sogno. I miei ricordi sono ancora tu così confusi e distanti. Ma c'è forse qualcosa che dovrei ricordare? Se davvero non sono umano, e se questa verità si realizzasse nelle profondità del memento, io... potrebbe capitare che io... Phoenix. Oh, Morgana patato. Vedrai che la troviamo, la verità sulla tua vita. Ora non resta che aspettare il risultato. C'è una voce piuttosto inquietante su un pezzo grosso dell'industria dell'intrattenimento. Pare che abbia obbligato giovani idol e altre ragazze a fare sesso con lui per fare carriera. A quanto sembra sta semplicemente sfruttando i loro sogni. Non possiamo tollerarlo. Giusto? Comunque il nome è Shiro Asakura. Ti dice nulla? Pare che ci sia lui dietro questi crimini. Beh, per il resto conto su di voi. Questo tizio non è molto famoso, ma non possiamo lasciare che la faccia franca. Parliamone con gli altri e ritrova appena possibile, ok? Va bene. Vorrei avere però altre richieste. Senti questa, ho trovato una canaglia incredibile sul fansite. A quanto pare è super popolare e ha il peggior hobby di sempre. Quale sarebbe? Gli piace guardare le donne mentre litigano per lui. Le mette le une contro le altre. Chi si è fatta male, chi è stata cacciata dalla scuola. Ha fatto un sacco di vittime. Ma tutte accettano la cosa e basta. Quindi il caso non diventa mai di dominio pubblico. E lui non ne paga mai le conseguenze. Così continua a fare quello che gli pare. Quel bastardo arrogante. È come se pensasse di possedere tutte quelle ragazze. È terribile. Ah, lo so, che stronzo. Voglio che questo tizio abbia il risveglio del cuore. Così anche quelle ragazze capiranno la verità. Ho qui il suo nome. Sembra che si chiami Hikaru Arihara. Parliamone al ritrovo, ok? Questo tizio ha fatto scaldare le Diane più del solito. Forza, Phoenix, cerchiamo di risvegliargli il cuore. Beh, se mi danno un'altra richiesta, volentieri. Solo due? Allora aspetterei prima di entrare nel memento. Visto che è domenica e c'è una cosa che non facciamo praticamente mai, ovvero andare in chiesa, andiamoci un attimo, doniamo i soldi per prendere gli oggetti, almeno facciamo il bene. Facciamo un'azione benefica. E vediamo, qua c'è Makoto e Haru, qua Yusuke, Han e Ryuji. Madonna, ci sono tutti oggi, eh? Ci sono tutti tranne Shiya. Bravo ragazzo, così si fa.
C'è persino Kasumi. Oh. Allora, prima di tutto, andiamo al sottopasso da Yusuke, allora. E ci facciamo duplicare qualche carta. Anche se... beh, facciamolo e basta. Dobbiamo duplicare alcune carte con l'allarme. Però, visto che l'allarme non è disponibile al momento... Il mio pennello preme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie, Yusuke. Abbiamo la giornata libera. Abbiamo sconfitto un grande nemico. E possiamo permettercelo. Usciamo un po' con Futaba. Usciamo un po' con la nostra fidanzata. Ciao. È tutto finito, vero? Ora dobbiamo solo aspettare, come sempre. Ehi, fidanzato, andiamo a spassarcela. Si fa, Futaba, si dicono queste cose. Certo che esco con lei. Allora, cosa facciamo oggi? Andiamo a divertirci. Vuoi dire fuori? Dove vuoi portarmi? Se lo ritieni opportuno, sarò brava, vedrai. Purché tu mi stia accanto, Phoenix. Ok, devo scegliere io una destinazione, eh? Ci facciamo una passeggiata a Chinatown? Motomachi, eh? Lì c'è Chinatown. Vuoi andare? Andiamo. Chinatown? Ok, parlano la nostra lingua, vero? Ma voglio venire, mi sta già salendo l'eccitazione. Oh, Futaba, che carina che sei. Rosso e giallo ovunque, tutta la città luccicosa. Cavolo, Chinatown è incredibile, sono elettrizzata. Un momento, non c'era qualcosa di simile in un anime? Oh. Quanta gente che c'è qui, ovunque guardi altra gente. Seguimi, Phoenix, ci passerò proprio in mezzo, ci riuscirò. Ti supporto io. Hai appena guadagnato punti, Phoenix. Sento uno strano odore. Sono erbe medicinali? Ah, già, l'avevo dimenticato. Chinatown è piena di cibo. Qui è bello mangiare oltre che passeggiare. Va bene, cambio di programma. Passeggeremo e mangeremo. Due piccioni con una fava. Andiamo, forza! Questo è parlare, sono pronta. Scopro sempre di tutto quando sono con te, Phoenix. Il mio senso per il cibo cinese è in allerta. Anatra alla pechinese. Anche il brasato di pinne di squalo sembra buono. No, questa cosa non dovevi dirla, poveri squali. Ho già un legame speciale con Futaba. Oh, giusto, ho anche una cosa che potrebbe piacerle. Conoscendo Futaba, credo che sarebbe lieta di ricevere un regalo così di nicchia. Cosa potrei darle? Aspetta. Tieni, ho un portachiavi a forma di katana per te. Oh, cos'è? È super pazzesco, davvero folle. Grazie, Phoenix, ora posso diventare anch'io un eroe leggendario. Oh, piacere che ti piaccia. Sembra che io abbia proprio catturato il cuore di Futaba. Le mie finanze sono in pericolo. Tranquilla, io sono un milionario. Ci penso io a pagarti la roba. Oh, piccolina. Kaetaka. Ditemi. Ehi, prigioniero, rallegrati perché riceverai un incarico speciale. Sembra che di recente i desideri degli umani di questa città siano scatenati più del solito. Alcuni di essi si riuniscono scatenando un'isteria di gruppo totalmente egoista. Sembra pericolosa. Quel poco che abbiamo sentito è alquanto bizzarro. Sbrigati a venire, chiaro, prigioniero? In che senso? Cioè, cosa... Le elezioni si terranno questo weekend. Queste dannate macchine, poi fanno un sacco di casino. Devono smettere di mandarmi nel panico, maledizione. Più che un'elezione, questa sembra una grande festa. Già, una festa tutta per Shido. A questo punto i suoi seguaci costituiscono praticamente un culto. Credo di aver capito cos'è che non ci torna ultimamente. A che ti riferisci? La popolarità di Shido. La gente vuole parlare solo di lui. È come se non fossero interessati a nient'altro. Sta facendo loro il lavaggio del cervello? Parli di controllo mentale. Viste le circostanze, sembra possibile. Se le persone smettono di pensare autonomamente, se ne vanno anche le ansie e le responsabilità. E Shido è il simbolo perfetto in cui riporre la propria fiducia. Devono solo credere che lui sia in grado di dar loro la felicità. Non riesco a crederci. Comunque sia, dobbiamo fare tutto il possibile. Lavaggio del cervello, direi che potremmo definirlo così. Mostriamo alla gente la verità che si cela dietro tutto questo. Beh, in realtà abbiamo già risolto tutto questo, no? Iwai, ricordi cosa ti ho detto?
Beh, sì, me lo ricordo, EY, però ti chiedo di aspettare un attimo. Nonostante in realtà EY sia libero e la cosa è un bene, dobbiamo saltare l'uscita con lui questa sera per andare al Jazz Club. Dobbiamo andare al Jazz Club perché stasera c'è il Debili Tinta, il drink originale di oggi. Potresti scoprire un nuovo lato di te, magari uno del tutto inedito, interessante. Il cantante si esibirà il 13-12. Fra 2 giorni, ok. Quindi martedì. Il martedì si aumenta forza, resistenza e fortuna. Potrei portarci Yusuke. Vuoi andare? Costa 3000 yen. Andiamo. Chi inviterai? In realtà Debilita è una bella scelta su chi metterlo, ma penso che punterò su Makoto. Questo è una delle prossime volte al Jazz Club, una delle prossime volte fra all'incirca un mese, ci verremo di nuovo con Makoto. Sì, invitiamo Makoto. Allora farò una passeggiata, fammi sapere quando si torna a casa. Se non sbaglio, forse è la prima volta che invitiamo Makoto qui, non mi ricordo. Trovati un posto e siediti. Non mi ricordo se ci siamo già venuti, ma vabbè. Wow, bel posto. Pensare che tu conosca un posto simile è davvero incredibile. Oh, immagino sarebbe scortese dare un'occhiata in giro con tutta questa gente intorno. È verde, mi piace. Mi piace, i cocktail che bevono gli adulti sono come questi. Come vanno gli studi? Tutto a posto. L'altro giorno ho provato una ricetta trovata in rete, ma il risultato finale aveva un sapore molto deciso. In genere preferisco piatti più delicati, quindi ero piuttosto sorpresa. Mia sorella l'ha mangiato normalmente. Siamo sorelle, ma i nostri gusti sono piuttosto diversi. Beh, normale. Ho chiacchierato un po' con Makoto. Ah, grazie, era buono. Si è fatto così tardi. All'inizio ero un po' tesa, ma qui l'atmosfera è molto accogliente. Parlare con te mi ha aiutato a ricordare i miei veri propositi. Ti ringrazio. Di nulla, Makoto. Di nulla, perché hai imparato debilitazione. E debilitazione lo mettiamo qui. Perfetto. Grazie per avermi invitato, è stato davvero divertente. Oh, guarda che ore sono, mi conviene andare. Ci vediamo. Ciao Makoto. Ah, sono contento di questa seratina al Jazz Club. Sinceramente, debilitazione è un'ottima cosa da avere. Le lezioni si terranno questo weekend. La corsa di Shido-san sembra non voler rallentare. Si è ammalato a causa dei ladri fantasma. La gente per strada mormora, ma non è nulla di importante. Fa quasi paura quanto sia diventato celebre. Qualcuno che se n'è accorto finalmente. Oh, un'altra giornata senza di noi. Le elezioni si terranno questo fine settimana, giusto? Beh, tanto vincerà Shido. Non che abbia chiesto le vostre opinioni sulle elezioni. Comunque, a prescindere da tutto, queste elezioni stanno andando nella giusta direzione. In men che non si dica, Shido è riuscito a mettersi tutti in tasca. Li ha intortati per bene e che non se ne sono neanche accorti. Ma quanto è influente Shido? Non più ormai. Non più. Allora, vediamo chi è disponibile. Oh, Shinya, dai, ragazzo. Andiamo un attimo a scuola per prendere un po' di verdure, visto che, con lo scontro con Justine e Caroline, abbiamo consumato tutte le nostre risorse in termini di fagioli e cipolle. Erano le cipolle? Sì, le cipolle, credo. Questa volta avevamo piantato per sbaglio le carote, giusto? Sì, avevamo piantato le carote. Ok, Haru, ti chiedo di mettere o i fagioli o le cipolle. Vediamo, facciamo i fagioli. Quando è che cresceranno? Il 15? Il 14. Ah, molto meglio, grazie Haru. Ci vediamo fra 2 giorni allora. Anche oggi andiamo da Yusuke a farci duplicare qualcosa. Perfetto, dammi le carte. Il mio pennello freme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. E visto che non c'è molto altro, direi di andare al tempio. Dobbiamo aumentare i nostri SP a 9999. SP aumentati di 12, perfetto. Oh, torniamo a casa. Vediamo se EY è disponibile stasera invece di ieri. Dai, EY, cavolo, fai una serata sì e una no? Dannazione a te. Sai cosa? Credo che farò un cambio di piani per le serate. Invece che andare sempre in palestra, che per carità, sì, è un aumento sia di
SP che di punti vita. Forse potrei andare invece al Jets Club e aumentare, anche se di poco, tutti quanti. Dipende dal giorno. Per esempio oggi è lunedì, non ha senso che ci vado perché è inutile. Ma per esempio un ipotetico venerdì, che nonostante tutto non abbiamo niente da fare, ci potremmo andare. Questi sono i dettagli che meritano. Le decorazioni di Natale, va che belle che sono in giro. Vabbè dai, visto che ci siamo, usciamo con le gemelline, dai poverine. Mi dispiacerebbe non uscire con loro. Dai, andiamo al centro commerciale, su. Allora ne hai sentito parlare. Andiamo, prigioniero, e vedi di tenere in tasca le mani laggiù. Non saremmo responsabili nel caso venissi consumato dai tuoi desideri. E ora andiamo. Non è che c'è chissà cosa là sotto, eh. Ci sono quattro negozietti del cavolo. Benvenuti, abbiamo tante novità, giusto in tempo per l'inverno. Fino al 15% di sconto se acquisti almeno due oggetti. Sbrigati prima che scada l'offerta. Quanta energia, non sento quasi più il freddo. La folla vuole soddisfare i propri bisogni e i commercianti cercano profitto. Un vero gorgo di desideri. È grazioso, è piuttosto costoso. Ah, va bene, oggi mi posso viziare un po'. Ah, questo, grazie, coprirò le spese con il mio bonus. Sembra che le parole offerte e bonus attirino le persone. Gli umani sono incapaci di resistere a tali semplici tentazioni. Che sciocchezze. Ora che ci penso, molte persone che cadono vittime dei propri desideri vengono in posti simili. Ho sentito che queste persone vengono chiamate piccioncini o qualcosa di simile. Si tratta di questo? Di solito si vedono in coppia. Esatto, piccioncini descrive la relazione armoniosa tra due persone che provano affetto reciproco. Ho sentito anche che queste coppie emanano un'aura che alimenta la rabbia di chi le circonda. Cerchiamo qualche piccioncino, prigioniero! Eccoli là! Oddio, questo qui è bello! Oh, quello, è arrivato giusto ieri! Abbiamo anche la versione da uomo! Ti sta un incanto, che ne dici se li prendiamo abbinati, tesoro? Oh, sei sicuro? Ma è costoso, mi sentirei in colpa. Sì, è melenso. È così ovvio che non ho nemmeno bisogno di chiedere. Hanno un'aura così irritante che non si può descrivere in altre parole. D'altra parte ho sentito che i piccioncini sono spesso invidiati segretamente da molte persone. Che tu sia uno di quegli invidiosi? Sono innamorato anche io. Sei cosa? Dunque sei solo l'ennesima bestia mossa dai desideri primitivi. Mi disgusti, stai lontano da noi. Oh no. Beh, prendendo quelli d'argento forse potrei permettermi un paio di... Ah, 100.000? Questo è un 100% platino. Non si arrugginisce ed è perfetto per esprimere l'amore eterno. Oh, mio eterno amore, è quello giusto. Oh sì, ma quello accanto ha un design migliore. L'atmosfera è cambiata. Sì, sta per scatenarsi una tempesta. Scusa, stai indicando la pila sbagliata o stai dicendo che quello è quanto valgo per te, no? No, non ho detto questo, è solo che è un po' troppo caro rispetto al mio budget, è tutto qui. È orribile, credevo che il nostro amore fosse eterno, ma non è altro che un'imitazione da buon mercato. Se sta tutto per finire, allora finiamola qui. No, scusami, lo comprerò, mi scusi, vorrei comprarlo. Ma solo uno, per favore, non entrambi. La sfida tra piccioncini è stata decisa. Ah, uno scontro senza senso. Perché quell'uomo ha fatto tutto quello che diceva la donna? Che razza di sudditanza era? È ipnotizzato. Ipnotizzato, quindi dici che la sua mente è stata manipolata? Sì. Non solo, è riuscita anche a estorcergli del denaro. Questi piccioncini sono creature egoiste. Meno male che la mia futaba allora è brava. Le voci su questo caotico campo di battaglia erano vere alla fine. Ah, era Caroline. Chi avrebbe detto che riunendosi insieme avrebbero causato un simile disordine? Gli umani sono bizzarri. Dato che c'è una fonte del loro potere, ora è chiaro che questo luogo ha favorito la riabilitazione. Gli umani sono proprio affascinanti. Comunque, ora riconosceremo il completamento del tuo incarico. Ecco la tua ricompensa. Un potenziamento e basta. Con questo termina il nostro ultimo incarico speciale. Credevo che ti saresti arreso a metà strada, niente male, prigioniero. La forza di spirito che hai dimostrato durante la riabilitazione merita il nostro apprezzamento. Continuate pure, ed è grazie a voi due. Certo, dai, elogiamole un po'. Hai finalmente imparato a portarci rispetto, eh? Ce n'è messo di tempo.
Continua a impegnarti allo stesso modo per la tua riabilitazione. Ah, a proposito, gli umani sembrano predisposti a scambiare denaro per beni materiali con coloro a cui sono legati. Acquistano l'affetto altrui, non lo trovi patetico prigioniero? Non ci sono secondi fini. Ah, dunque è un mero gesto di rispetto, nulla più. Una coppia di custodi eccezionali merita un po' di rispetto per aver sorvegliato un prigioniero molesto. Ah, certo. Era una battuta, prigioniero. Non ci abbasseremo mai a sfruttarti per ottenere beni materiali. Parla per te. Ehi, Justine, vogliamo prendere qualcosa al padrone, già che ci siamo? C'è un servizio di consegna a domicilio. Credi che possano spedire direttamente nel nostro mondo? Ispezioniamo ancora un po' la zona. Non credo che funzioni, mi dispiace. Va bene, dai, ci sta che questo fosse l'ultima volta che usciamo con loro. D'altronde, non avevamo nulla da fare e il 12-19 è sempre più vicino. Dai, oggi piove, sciglia ci sarà? Col cazzo, bravo ragazzo. Visto che piove, prima di andare al tempio, andiamo un attimo al centro commerciale e ci andiamo a comprare le vitamine della pioggia. E ora possiamo andare al tempio. Altri 12 SP per noi. E ora possiamo tornare a casa. Kaitaka, quanto ci fai che adesso mi scrive Y? La popolarità di Shido ha dell'incredibile e la cosa non cambierà mai a meno che non confessi. La gente crede a tutto quello che dice Shido. Allora abbiamo fatto bene a risvegliargli il cuore. Era la miglior scelta possibile in fondo, no? Supponendo di esserci riusciti però. Vero, non c'era modo migliore di agire. Ma la situazione attuale è comunque preoccupante. Dobbiamo aver fede, ragazzi. Non abbiamo possibilità di un piano B. Non possiamo fare nient'altro. È uno schifo. Credo che non ci sia altro che possiamo fare se non aspettare le elezioni. Quanto ci fai che adesso Y è disponibile? Ah, proprio zero. Grazie, Y. Comunque, abbiamo detto che oggi andavamo al Jazz Club. Sembra che il cocktail di oggi sia lo Spritz Plus. Il gusto del drink ti conferirà il potere e fortuna e potrai difenderti a qualunque cosa. Interessante. Guarda, oggi dovrebbe esibirsi un cantante. Vuoi andare? Sembra che costi 3.000 yen. Invitiamo qualcuno? Abbiamo detto che aumenta quindi forza, resistenza e fortuna Yusuke. Oh, Yusuke? Sì. Allora farò una passeggiata, fammi sapere quando si torna a casa. A dopo, Morgana. Ehi, hey, Yusuke, come va? Se possibile mi piacerebbe dipingere direttamente qui, verrebbe un capolavoro, scommetto. Beh, potremmo chiedere. La senti, questa voce è capace di smuovere l'anima. Non c'è dubbio, l'arte va sperimentata di persona. Ah, il mio cuore palpita. Ha un colore strano sto coso però. È un po' marroncino. Delizioso, le varie parti sono mescolate alla perfezione. Sai, sto dipingendo roba nuova, interessante. Ti è mai capitato di essere colpito dalla fame nel bel mezzo di una lezione? Lo trovo insopportabile. Che sia un effetto collaterale del metaverso. È terribile, assolutamente terribile. Magari terrò del Yagariko nella borsa per evitare che si verifichi questo inconveniente. Beh, ma tu hai sempre fame, poveraccio. Vuoi un po' di soldi? Yusuke, mi fai un po' pena, tieni un milione di yen. Abbiamo finito per parlare a lungo, forse dovuto all'atmosfera che si respira in questo luogo. Conversare con un amico e riflettere su me stesso è una sensazione che non mi dispiace affatto. Buon per te, Yusuke. Minchia, guarda la forza se... Secondo me, non vorrei dire cazzata, ma secondo me arriviamo con l'equipaggiamento di Yusuke a forza 90. 90 e forse oltre. Scusa se ci è voluto tutto questo tempo, ma ti ringrazio per avermi portato qui. Credo che sia ora di tornare a casa. È stata proprio una serata ben spesa. Ne sono contento, Yusuke. Visto che ormai non abbiamo più nulla da fare, Confident li abbiamo confidati tutti. Le uscite non ne abbiamo altre, sono contento, è tutto su Yusuke. Il nuovo governo di Shido ci farà uscire dalla recessione e ci ridarà slancio all'economia. È l'unica speranza che abbiamo, spero che abbia successo e che non resti vittima di queste calunnie. Queste elezioni potrebbero rivelarsi un punto di svolta storico per il paese. Riteniamoci fortunati, saremo testimoni di un evento storico.
migliore. Ci do più sostenitori che mai. Mi stupisce che sia riuscito a ingannare così tanta gente. Madarame era un impostore, ma Shido si muove su tutt'altro livello. Però questa farsa avrà presto fine. Quando la verità verrà a galla, la brava gente di Tokyo si solleverà contro il tiranno. Fino ad allora dovrò pazientare. Mi spiace, Yusuke. Tieni ancora un attimo di pazienza. Rimangono solo 4 giorni. Passiamo di nuovo il tempo al tempio e altri 12 SP aumentati. Iwai sarà disponibile questa sera? Secondo me, no. Chi non sceglie Shido è un nemico del Giappone. Che stai dicendo? Sono i commenti che sento in città. È così anche in rete. Tutti dicono la stessa cosa. Non ha alcun senso. L'entusiasmo del pubblico è diventata fede cieca. Insomma, è una fortuna che la storia del suo suicidio non si sia diffusa troppo. Probabilmente. Chissà cosa avrebbe fatto Phoenix se avessero saputo che era ancora vivo. A questo punto anche il più misero stimolo sarebbe un problema enorme. Il paese è come un palloncino con troppa aria dentro. Questa merda è assurda. Sono tutti fuori di testa. È come se venerassero Shido ormai, e non poco inquietante. Makoto ha ragione, ho davvero un brutto presentimento. Soprattutto tu sei un pericolo, Phoenix, fa attenzione. Allora, vediamo un attimo. Iwai, tanti cari saluti. Oggi è mercoledì, che cosa aumenta il Jazz Club? Un livello e 10 SP, non ne vale la pena, ci andiamo domani. Quindi, visto che Iwai non è disponibile, andiamo anche stasera in palestra. Potrei andare anche volendo in realtà alle gabbie di battuta o a pescare. Ma ci ripenserò al prossimo giro in realtà. Non mi interessa ora. Tutto quello che voglio fare per questo gameplay è potenziarmi al meglio possibile, così da essere preparato al prossimo gameplay quando farò la solo run. 9 HP e 7 SP. Più il frullato sono 3 HP e 2 SP. Ottimo. Andiamo a casa. E un'altra giornata passò così. Io che medito al tempio e io che fortifico il mio spirito. Non li sopporterò più. Tanti care cose. Che tra l'altro siamo passati dal 3 all'8. Siamo riaumentati del 5%. Si ricomincia con tutto il solito circo. Siamo quasi alle elezioni, che emozione. Sta bene Shido-san, non abbiamo sue notizie da allora. È forte, tornerà in sella molto presto. Non ci giurerei? Siamo con te Shido, ti vogliamo come primo ministro. Io voglio Yoshida. Voglio Yoshida primo ministro. Oh, ti prego Shiya. Oh, bravo bimbo, finalmente. Vuoi prendere una pausa e giocare Gunabout? Quando sei stressato non c'è niente di meglio che sparare ai nemici. Ti aspetto. Finalmente Shiya, cavolo. Ok, ti aspetto. Vediamo se c'è anche un nuovo premio all'artiglio. Yes, Black Frost. L'artiglio, il momento è Frost Nero. Buona partita, costa 300 yen. Facciamolo. Vediamo se riesco a prenderlo. Vediamo. Secondo me non funziona proprio così gli artigli nella vita reale. Non sono tutti così precisi. Una partita su 10 è quella giusta. Non una partita su 2. Bravo, hai vinto. Perfetto, la metteremo in stanza. Ehi, come va? Star-san, ehi, ascolta. Sento di potermi avvicinare, perfetto. Ecco qua, andiamo. Ok, allora vieni con me. Oh, finalmente Shiya, no. Sapessi quanto mi hai fatto penare. Ce l'hanno fatta davvero. I ladri fantasma ce l'hanno fatta. Mia mamma ha avuto un risveglio del cuore. Sono contento per te Shiya. Quando sono tornato a casa mi ha cucinato la cena. Mi ha fatto il mio hamburger preferito. Poi ha ammesso di aver sbagliato e si è scusata per essersi arrabbiata così tanto per qualunque cosa. Poi è scoppiata a piangere e mi ha detto che d'ora in poi sarà una mamma migliore. Oh, sono contento. Sono felice di sentirlo. Sì. Ed è tutto merito del ladri fantasma e tuo, Star-san. Immagino che vincere o perdere non conti più nulla quando si tratta di essere felici. Oh, bravo. Beh, non è così. Il motivo per cui mia madre è cambiata è perché ha perso contro i ladri fantasma. Perde non è stata affatto la fine, anzi, mi ha restituito mia madre. Sono strafelice adesso. Non è strano che sia felice per una sconfitta. Cioè, mi è sempre importato soltanto di vincere. Significa che sei maturato. Davvero? Beh, forse hai ragione. Ripensando alla mia ossessione per la vittoria, mi rendo conto di essere stato soltanto un moccioso.
Voglio diventare più forte, abbastanza da essere in grado di proteggere mia mamma. Ho imparato qualcosa da te e da ladri fantasma. Invece che distruggere gli altri, proteggere e salvare le persone ti rende davvero forte. Hai ascoltato i miei problemi, hai affrontato persino mia madre per me. Sei davvero un grande. Percepisco un forte affetto. Oh, che carino, bravo bambino. Bravo, bravo, bravo. Ecco fatto. Comunque, ti ricordi Takekuma, il pro che mi ha battuto? Ho sentito che continua a usare quell'armatura illegale. Mi chiedo perché Bari. Perché vuole vincere. Già, un po' lo capisco. Avrei potuto barare anch'io se solo avessi saputo come. Ma ora non mi importa più. Ok, me ne torno a casa. Ehi, Star-san, i ladri fantasma. No, lasciate stare, ciao. Oh, sono contento, Shiya, che vada tutto bene ora con tua mamma, dai. Tutto a posto, bella bro. Giochiamo ancora qualche volta. Alla fine non abbiamo giocato, ma... Ok. Che bella la neve. Ehi, Star-san, questa la devi sentire. Ora io e mia mamma mangiamo insieme tutti i giorni. È davvero un'ottima cuoca. Ha pure fatto il mio hamburger preferito. Di nuovo, stai mangiando solo hamburger. Sono così felice che sei ritornata come un tempo. Sono in debito con i ladri fantasma. Anche tu hai fatto un ottimo lavoro. Cosa, io? No, ho solo consegnato la lettera di sfida. Oh, sì, potrei darti un messaggio da parte dei ladri fantasma. Ringraziali per aver risvegliato il cuore di mia mamma. Diventerò abbastanza forte da proteggerla da solo, ok? Oh, la mia mamma mi sta chiamando, quindi devo andare, ci vediamo. Mamma, che c'è per cena? Hamburger? Ancora? Ma basta, dai. Mamma, ti prego, basta hamburger, voglio mangiare altro. Oh, Aitaka. Chi mi scrive? Iwai? Oh, finalmente, dai, una bella serata in compagnia dei miei amici, il bimbo e Iwai. Ricordi cosa ti ho detto? Senti di potermi avvicinare. Passiamo del tempo con lui. È tempo di lavorare in negozio, signor amante delle armi. Perfetto. Attento a questa pistola. Se qualcuno vuole comprarla, dimmelo subito. Perché? È un pezzo raro? È un pezzo d'antiquariato. Lo venderò solo a un vero esperto di pistole. A proposito di Tsuda, ho sentito che è stato allontanato dal clan. Il suo capo ha scoperto la verità. Ben gli sta, eh? Sicuro sia ancora vivo? Di solito li ammazzano. Credo di sì, è un sollievo, a patto che sia vero. Certo, quel bastardo mi ha fatto impazzire, ma non ho mai desiderato la sua morte. Questa storia è assurda, però. Tsuda era un esempio da seguire, in quanto a rispetto del codice. Forse intendeva questo, quando parlava dei tempi che cambiano. Sì, chi è? Pronto? Oh, sei tu. Se vuoi parlare di Tsuda... Aspetta, cosa? Che diavolo stai facendo? Figlio di puttana! Ehi, aspetta! Maledizione! Quel bastardo di Masa ha rapito Kaoru! Kaoru sta bene? Per forza! Masa è un uomo morto! Dio, quello stronzo! Ha sempre saputo del fallimento di Tsuda! Scommetto che aspettava un'occasione simile! Allora sbrighiamoci! Ok, sono a Seaside Park. Prendo le chiavi e chiudo. Forza, andiamo! Momento tragico. Tan tan tan. Eccolo qua. Lascia andare Kaoru. Tranquillo, Mune-san. Io ho solo dato un passaggio a casa dopo i corsi privati. Giusto, Kaoru-kun? Papà, mi dispiace. Ha detto di dovermi dire delle cose su di te. Poi ha... Kaoru... Non è forse un ragazzo d'oro? Basta con queste stronzate. E tu chi sei? Il galoppino di Mune-san? Aspetta, mi ricordo di te, sei il tipo strano del dinner. Ho detto lascia andare Kaoru. Fottiti, ti avevo già sentito. Allora, cosa vuoi che faccia? Bella domanda, hai presente le armi che dovevi dare a Tsuda? Sarebbe perfetto se le dessi a me. Senza Tsuda si è liberato il posto di luogotenente, ma devo prima dimostrare il mio valore. E tu mi aiuterai a farlo. Mi spiace, Masa, ma è un pessimo tempismo. Le abbiamo appena smantellate, sono andate. Credi che mi basti per convincermi? Vedi, so tutto della situazione di Kaoru-kun. Cosa? La mia situazione. Papà, di cosa sta parlando? Ricordi cosa ti ho detto in macchina, Kaoru-kun? Riguardo al tuo papà e a cosa pensa di te? Sì, sono solo un peso, vero? Se è così, dimmelo, papà. Posso sopportare la verità.
Sta mentendo, sto cercando di proteggerti, Kaoru. Ehi, queste stronzate di famiglia sono commoventi, ma stiamo negoziando, ricordi? Perché non iniziamo con una data di consegna? Prima è, meglio è. Maledizione. Ah, risparmiami queste stronzate. Non sarebbe successo nulla se non avessi accolto il ragazzino. Lo sapevo, è davvero tutta colpa mia. Kaoru, fidati di tuo figlio, Mune. Phoenix. Ehi, voi due, di cosa state parlando? Kaoru, ascolta. C'è una cosa che ti ho sempre nascosto e che probabilmente non ti piacerà. In realtà i tuoi genitori non sono morti in un incidente d'auto. Tua madre ti ha abbandonato quando eri ancora un neonato. È per questo che ti ho adottato. Che tu ci creda o no, un tempo ero nella Yakuza. Eh? Ha, merda, non ci credo. Gli hai davvero detto tutto, Mune-san. Non sta mentendo, Kaoru-kun. A quanto ne so, tua madre ha cercato di venderti per comprare un po' di droga. Vendermi? Già, ma visto che Mune-san non voleva saperne, ti ha lasciato lì ed è scappata. Ed è così che ti sei ritrovato un papà della Yakuza. Assurdo, eh? Che sollievo, era tutto il giorno che volevo dirtelo. Ero impaziente di vedere la tua espressione. Oh. Troppo divertente. Forza, piangi, che tristezza. Smettila. Anche se fosse tutto vero, è acqua passata. Non sono più un bambino e non mi farò turbare da un semplice segreto. Eh? Che importa se mia madre mi ha abbandonato o se mio padre era uno Yakuza? Non abbiamo legami di sangue, ma siamo uniti dal geco. Sai una cosa, non importa cosa dici di noi. Io sono io e Muneiwa è mio padre. Ben detto, Kaoru. Ascolta, Masa, chiudiamola qui adesso. Ripartiamo da zero. Non hai ancora capito, vero? Kaoru-kun. No, Masa, sei tu che non capisci. Stavolta l'hai fatta fuori dal vaso. Tsuda. Tsuda, signore. Non ci provare, so che mi è venuto al boss. Non hai mai saputo tenere la bocca chiusa. No, no, non sono stato io. Cosa credi di fare agitando in giro quel coltello, eh? Mi spiace. Tuo figlio ha le palle, Mune. Tale padre, tale figlio, eh? Così pare. E adesso? Beh, inizierei facendo pagare i propri debiti a questo idiota. Al resto non ho pensato molto. So solo che ci salutiamo qui, Mune. Stammi bene, fratello. Andiamo. Stai bene, Kaoru? Sì, ero spaventato, ma ora sto meglio. La calma con cui hai affrontato la cosa è sorprendente. Stai crescendo così in fretta, più di quanto mi immaginassi. E il ragazzo in gamba, eh? Puoi dirlo forte, anche se non è più un ragazzo ormai. Sai, sono stato così impegnato a non farlo finire come me, che non ho visto chi si stava diventando. È assurdo che me ne stia riaccorgendo solo ora. Ed è tutto merito tuo, ragazzo. Ti ringrazio, davvero. Di nulla, Iwai. Sei una brava persona, in fondo. Rango 9. Oh, finalmente. Abbiamo quasi finito tutti quanti. Ehi, tutte queste emozioni mi hanno fatto venire fame. Torniamo a quel diner. Il tuo appetito non conosce i limiti. Un giorno diventerai più alto di me. Forza, incamminiamoci. Andiamo. Oh, è bello perché Iwai ci tratta un po' come secondo figlio, ovviamente non come Fasojiro, però è bello. Ehi, sono io, scusa per quel casino di prima. Sono felice che Kaoru stia bene, ma dopo questa storia gli è venuta una fame pazzesca. Che roba, uniti dal geco, eh? Sempre qui per aiutare, Iwai. Mentre ero distratto il ragazzo è diventato un uomo. I legami del geco sono indissolubili. Ma che diavolo stai dicendo? Ma immagino che tu abbia ragione. Un simbolo di protezione per la casa e la famiglia. In qualche modo il geco ha davvero protetto la mia famiglia. Sempre qui per te, Iwai. È troppo perfetto per essere vero. Dopo aver mangiato fuori con voi, fatico a muovermi, sono pieno. Ma è la miglior sensazione di questo fottuto mondo. Grazie, Phoenix, hai fatto un ottimo lavoro. Ah, mi hai fatto dire queste stronzate sdolcinate, che imbarazzo. Mi serve una boccata d'aria. Va bene, a dopo. Ciao, Iwai, buona serata. Oh, finalmente, Shiya, quasi completato. Iwai, quasi completato. Ah, che bella notte stellata, che c'è? Ora non resta che aspettare. Quanti giorni? 2. Ok.
vediamo un attimo. Shiya non c'è, quindi andiamo un attimo da Yusuke. Devo vedere se Yusuke gli ho insegnato una carta che mi serve. Eccolo qua, discepolo sagace. Quindi vuoi che crei una carta discepolo sagace? Assolutamente. Va bene, ci penso io. Il mio pennello freme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. Ho scelto questa carta, e in realtà non mi ricordo se è quella giusta, ma penso di sì, perché voglio insegnarla a Yoshitsune. Yoshitsune l'abbiamo fatto assorbi tutto, ma non me ne frega niente in realtà di avere assorbi maledizione. Perché? Perché abbiamo il nostro amuleto che ci protegge. E avere maggiore critico con Yoshitsune in realtà è molto meglio. Tanto, bloccare l'oscurità invece che assorbirla è pur sempre un bonus. Perché la mia creazione delle persone si basa tutto su quell'equipaggiamento, annulla sacro e maledetto. Mi tolgo due cose che... in altri casi se no dovrei occupare due slot. Facendo così invece... occupo un equipaggiamento, è vero, potrei mettere un equipaggiamento diverso, che potrebbe essere molto più utile, ma così mi tolgo due difese e ho due spazi in più per tutte le altre persone. Andiamo anche da Haru, visto che le piante ormai sono pronte. Ti ho fatto aspettare un pochino, Haru, scusami. Grazie dei fagioli, a questo giro ti faccio mettere le cipolle, che saranno pronte anche queste fra due giorni? Può essere. Il 18, però è domenica, quindi ci vediamo lunedì. Oh, tra l'altro, tra due giorni finisce la chiamata. Io potrei anche aspettare per fare le richieste del memento, invece di farle domani, perché così ci guadagno il tempo, ci guadagno di tempo. Vorrei fare un tentativo. Altri 12 SP guadagnati. Non ho visto quanto siamo, tra l'altro. Non ho visto quanto siamo in totale. Oh, che bella la neve. Ascoltate la mia umile richiesta. Votate per Masayoshi Shido. Le auto della campagna elettorale sono fastidiose. Chiedo il vostro supporto, miei elettori. È già il giorno delle elezioni. Votate Masayoshi Shido. Certo. Guarda, subito. Domani, vado. Kaetaka. Allora, Iwai, niente, strano, vediamo sulla mappa, niente, probabilmente dovrò aspettare ancora un attimino. Abbiamo 985 di HP, ci manca ancora un livello, quindi non ci arriviamo al 999, con il livello perlomeno, ma siamo a 700 tondi di SP. Guarda, sono contento. Ieri non siamo andati al Jazz Club, per giusta motivazione ovviamente. Con chi potrei andare, visto che oggi... il Jazz Club aumenta tutte le statistiche. Makoto, grazie alla sua arma, sta benissimo. Potrei andare o con Haru, che è lì lì per essere comunque equilibrata, ma non tanto. Oppure con Han, per aumentare tutte le statistiche. Dai, tanto è una statistica per ogni cosa. Va bene, andiamo con lei. Non dobbiamo pensare solo a noi, dobbiamo pensare anche ai nostri amici. Il cantante è il 22. Ok, ci penserò, Morgana. Chi inviterai? Ann. Ah, Lady Anne? Sì. Allora vado a farmi un giro, ciao. Ehi, Annettina, come va? Forse l'atmosfera del posto, ma mi sento come se fossi maturata un pochino. Ecco qua il drink. Ah, è buono, sa di kiwi. Questo sapore, credo che mi piaccia, sì. Ha un non so che di maturo. Come va? È tutto bene, dai. Ogni tanto mi capita di parlare con alcuni studenti che non conosco e ogni volta si ritrovano spiazzati. Non sono timida con gli sconosciuti e penso che sia un punto di forza, ma può essere anche una debolezza. Poi però penso che se cambiassi questo aspetto di me, non sarei più me stessa. Questo è vero. Ho chiacchierato un po' con Ann. Era buono, grazie. Abbiamo parlato un sacco. È bello chiacchierare in un posto come questo. Credo che la nostra conversazione mi abbia aiutato a capirmi meglio. Grazie per avermi invitata. Grazie a te di essere venuta. Yes. Ecco qua, un punto a tutto quanto. E siamo a 80 di magia base. Già questo in realtà è un ottimo punto. Yes. E 10 HP e 5 SP. Buono per Ann, tra l'altro, gli SP. Tra l'altro... Ann, non mi importa in realtà che le altre, le altre statistiche arrivino a dei livelli astrusi, ma se arrivasse a 90 di magia,
già sarebbe un ottimo guadagno. Shinya? Dai che oggi lo finiamo prima del risveglio del cuore. Sei migliorato un sacco, Star-san, ma non sei ancora bravo quanto me. Vuoi allenarti? Devo parlarti di una cosa. Arrivo. Oh, che bello, un altro confidant chiuso prima di dicembre. Ah, non così, ma è tutto ok. Cerca solo di mirare al braccio del mico che impugna l'arma. Visto, sei migliorato anche tu con l'umore. Ci siamo. Non ho più niente da insegnarti. Ora sei un giocatore formidabile, Star-san. Grazie al mio maestro. È perché hai lavorato sodo. Io non ho fatto niente di che. Beh, in realtà sì. Hai visto che ho cambiato il mio stile di gioco? Ora resto calma anche sotto pressione. Mi chiedo se sia perché non sono più ossessionato dalla vittoria. Ehi, oggi ho invitato qualcuno. Dovrebbe arrivare momenti. Oh, eccoli. Tutto storto. Beh, di cosa volevi parlare? Vi chiedo scusa. Finalmente ho capito quanto sono stato egoista. Perdonatemi. Capirei se non voleste, ma vi prometto che vi restituirò i soldi non appena riuscirò a metterli da parte. Beh, c'è altro. Volevo solo dirvi questo. Grazie per essere venuti. Andiamo. Fermi! Io sono una schiappa, Gunabout. Perché non mi insegni a diventare più bravo? Scusate, ragazzi, non volevo interrompervi. Ehi, è il Pro Gamer. Non è passato di tempo, ragazzo? Ti va di giocare? È da un pezzo che non sfido un avversario all'altezza. Vai. Sono migliorato dall'ultima volta, sai? Ora riesco a restare calmo durante la battaglia. Penetrerò quella tua stupida armatura malefica. Oh, quindi credi alle voci su di me? Beh, una dimostrazione integrale delle mie abilità metterà senz'altro tacere qualsiasi menzogna. Ma che diavolo, non riesco nemmeno a sparare. Prendi questo. È inutile che miri al corpo. E questo. Questa è una stronzata. Wow, il campione non riesce nemmeno a sparare. Takekuma sta per perdere, il re vincerà. Ho perso? Smettila di usare quell'armatura e impara a giocare lealmente. È inaccettabile violare le regole solo per vincere, che tu sia un adulto o meno. Se non la smetti, lo dirò a tutti. No, non ammetterò mai la sconfitta. Non posso, sarei finito. Non è vero, la tua vita andrà avanti anche dopo la sconfitta. Ma se non cambierai adesso, allora potrebbe davvero essere la fine per te. E nessuno sarà più in grado di aiutarti. Non voglio che tu faccia quella fine. Sagge parole per un ragazzino. Vincerò al torneo. Rinuncerò al torneo. Alla prossima. Sei stato incredibile, hai battuto un professionista. Il re è di nuovo campione. No, non lo sono. Non ho ancora vinto il torneo. E poi è solo merito vostro se sono riuscito a diventare più forte. Bravo, Shiya. Sono tornati tutti a casa. Dovremmo andarcene anche noi. Sono così felice. Ora hai dei nuovi amici? Già. Ho sempre creduto che vincere fosse l'unica cosa importante. Ma anche essere gentili è parecchio cool. Per te non è stata la fine, è stato un nuovo inizio. Grazie a tutto quel dolore e al tuo aiuto, sono riuscito a cambiare. Oh, sono contento. Ora è il mio turno di aiutare gli altri. Mia mamma, i miei amici, persino la gente che non conosco. Però mi chiedo, potrò diventare un membro dell'Adri Fantasma in questo modo? Chiediglielo tu stesso. È per questo che te lo sto chiedendo. Non sei così stupido. Non preoccuparti, non lo dirò a nessuno. Beh, questa è l'ultima volta che giochiamo assieme. Non ho più nulla da insegnarti e i ladri fantasma sembrano molto impegnati. Grazie per aver fatto compagnia a un ragazzino solitario come me. Oh, continuerò a mettercela tutta. Ok, dammi il pugno. No, buona fortuna, Star-san. Percepisco un forte legame. Waru Vananji, io sono te, tu sei me, hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione, spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito della torre, che ti conferirà un potere infinito e sbloccherà Yoshitsune.
Oh, tecnica di Yoda. Gli attacchi con la pistola Joker ignorano le resistenze del nemico. Ottimo. Ed ecco... Ah no, abbiamo sbloccato Mada. Con chi è che sbloccava? No, si sbloccava da solo Yoshitsune. Ah, non me lo ricordavo. Questa è la mia mossa suprema. Sei diventato fortissimo, ma non riuscirai mai a battermi. Beh, quantomeno non perderai contro gli altri. Continuerò a supportarvi, costi quel che costi. Grazie. Oh, sono contento, dai. Sono contento di aver concluso anche questo confidant. Ci becchiamo. Sono contento. Spero anche che anche Iwai questa sera si faccia concludere. Sono sicuro che il cuore di Shido si risveglierà. Domani sarà un gran giorno. Che pacco, solo elezioni ed elezioni ed elezioni. Sembra una sagra. I candidati si stanno spremendo. In fondo, si vota domani. Niente ancora da Shido, eh? Quel bastardo si è fatto scivolare tutto addosso. Forse dobbiamo infiltrarci in un'altra trasmissione? Per ora aspettiamo, va? Sono d'accordo, meglio non esporci troppo per ora. Credo che dirà qualcosa dopo le elezioni. Cioè quando? Forse dopo la pubblicazione degli esiti, per cui domani notte. Speriamo che finisca per confessare i suoi crimini. Domani è il gran giorno. Abbiamo finito, dobbiamo solo rilassarci ed aspettare. Posso uscire allora? Dai, ti prego, Iwai, sei tu? Yes! Dai che concludiamo anche il nostro ultimo confidant, cazzo! Iwai, anche per noi è l'ultima volta, vero? Voglio lavorare. C'è una cosa che vorrei chiederti di fare. Ora sei libero, sì? Ovviamente. Passiamo del tempo con lui. Jizune. Kaoru vuole parlarti. Aspetta, lo faccio venire. Grazie ancora per l'altra volta. Ho imparato molto su me stesso e per questo volevo ringraziarti. Non ci si intromette nei momenti di famiglia. Stai ancora borbottando. Andiamo, è stata una bella botta. Ma è così che mi hai potuto adottare, giusto? Quindi, che importa? Ehi, ragazzino. Se me l'avessi detto prima, non avrebbero potuto minacciarti. Il posto da dove provieni e i tuoi genitori ti segneranno per sempre. Per colpa dei miei genitori, dei perfetti estranei mi hanno bullizzato e... Mio padre è un grande, però. È un brillante imprenditore. Kaoru non perderà, fidati. Sì, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Quindi stavo solo affrontando i miei demoni. Bloccato nella mia infanzia orribile, con tutti i problemi che mi hanno provocato. Avevo una visione distorta di Kaoru, per via dei miei ricordi. Ti perdono. Wow, sei davvero maturato, eh? Ho sbagliato, ho schiacciato auto. Perché hai aiutato mio padre? Mi ha detto che hai raccolto per lui informazioni su Tsuda. Ti sei lasciato coinvolgere in una faida della Yakuza. Chi si prenderebbe mai un simile rischio? Non potevo certo abbandonarlo. Ah, lo capirei se tu fossi un membro del Ladri Fantasma. Combatte per i deboli, come il ladro gentiluomo, capisci? So cosa pensa la gente, ma credo che i Ladri Fantasma siano fantastici. Hai sentito dell'incidente con quell'insegnante molestatore? Devi andare, Kaoru. Il supermercato sta per chiudere. Stasera se ne... non sei tu a dover preparare la cena. Oh, merda, scusami. Accidenti. I figli crescono in fretta. A volte sono una rottura, ma ne vale la pena. Ok, chiudiamo il negozio. Abbassa la saracinesca. Va bene? Tsuda è cambiato così all'improvviso. È come se il suo cuore si fosse risvegliato, come nel caso delle persone in cui si parla in TV. Dubito di essere l'unico a essersi salvato grazie al risveglio del suo cuore. Mi chiedo chi altro lo sappia. E se avessi ragione? Chissà. Beh, non preoccuparti, non è affar mio. Caspita, ti sei preso... mi hai preso in giro. Quella storia dell'appassionato era una stronzata. Ti ho assunto per fare da pedina e ora sei il fratello di Kaoru. I ladri fantasma usano le mie armi per abbattere i cattivi, vero? Aiutano la gente in difficoltà. Interessante. Ok, mi impegnerò a creare il menu speciale di cui avevamo parlato. Grazie. Non mi piace essere in debito, quindi darò il massimo per voi. Perché quello è il genere di aiuto che posso fornire. Beh, se non vuoi venire con noi a sparare alla gente, sì, puoi darci a noi le armi.
Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione. Spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito dell'appeso, che ti conferirà un potere infinito. Il menù speciale offre la casa, tutto quanto gratis. Grazie, Y. E abbiamo sbloccato Attis. Grazie. Ma che diavolo vuoi fare con quella replica? In una sparatoria serve un'arma vera. E i coltelli sono delle copie, tagliano meno di un coltello da burro, capito? Che tipo assurdo. Beh, è difficile da spiegare. Stavamo per chiudere il negozio, no? Beh, diamoci una mossa. Non starò qui a spiegarti a cosa servono i coltelli non affilati e le armi che non sparano, i guai, però sappi che grazie a te mi hai reso le cose più facili.